Sono con Stefano da Ducati Monza, mi sta spiegando le mille diavolerie elettroniche di questa nuovissima multistrada V4. Sono pronto, mi ha spiegato un sacco di cose, dopo le faccio vedere, però la prova di oggi parte al contrario, di solito ne parliamo un po' prima, invece no, basta, ne abbiamo già parlato troppo. La provo, poi la mettiamo di fianco, se Stefano è d'accordo, alla sua sorellina, quella che l'ha preceduta, grande successo di mercato, per vedere le differenze. Però so già che mi divertirò tantissimo, innanzitutto perché ha messo la sella riscaldata, ci sono meno due, è il minimo. Vado a provarla e poi torno e parliamo con Stefano. La nuova multistrada V4 è stata progettata per il massimo comfort di guida. L'aerodinamica, l'erogazione del motore e l'ottimizzazione delle caratteristiche del telaio si combinano per ottenere un eccellente comportamento in termini di quello che viene definito il NVH, ovvero il Noise, Vibration and Harshness. Anche l'ergonomia è stata migliorata per garantire una posizione della sella più confortevole sia per il turismo che per la guida in piedi fuori strada. Tutti gli equilibri del telaio e gli ingranamenti del motore sono ottimizzati per ridurre le vibrazioni e offrire il miglior comfort possibile al pilota e al passeggero. Salire in sella alla multistrada V4 significa lasciarsi avvolgere da una bolla di silenzio all'interno della quale guidare con il casco aperto anche ad alta velocità. Le vibrazioni minime massimizzano il comfort soprattutto sulle lunghe distanze, così come la rumorosità del motore che viene mantenuta al minimo grazie alla riduzione del gioco del cambio. Sella, profilo della zona di seduta e spazio per le gambe sono stati progettati per mettere a proprio agio qualsiasi pilota. Non tutti i motociclisti sono uguali e guidando una multistrada è importante rendere confortevole l'esperienza di ogni pilota su ogni tipo di strada. Grazie al motore compatto è stato ottenuto più spazio per montare una sella regolabile, capace di soddisfare tutte le esigenze. La sella è stata ridisegnata, più rastremata, con una sezione centrale stretta per aumentare il controllo nelle manovre in piedi e più piatta per facilitare i movimenti longitudinali. La sezione centrale stretta garantisce facilità di toccare a terra a piloti di tutte le altezze, una versatilità aumentata anche dalle due posizioni su cui la sella è regolabile. Anche la sella del passeggero è stata migliorata per massimizzare il comfort, è stata allargata è dotata di maniglie più ergonomiche, c'è più spazio per le gambe, la parte imbottita è più spessa e più lunga. Lo scarico è stato perfezionato sia a livello del collettore che a livello dei terminali da un accurato lavoro di sound quality. Il risultato è un sound che trasmette tutta la sportività del DNA Ducati, abbassando le frequenze che potrebbero interferire con il comfort acustico del pilota e che potrebbero essere affaticanti nelle lunghe percorrenze. Nessun dettaglio è stato trascurato nel design del motore, anche il cambio è totalmente dedicato con rapporti che lo rendono più versatile, una prima marcia più corta e una sesta marcia più lunga rispetto al motore Desmo 16 stradale consentono l'adattabilità della moto in tutte le situazioni di utilizzo, dal fuoristrada alle manovre a bassa velocità fino alla guida in autostrada. L'adozione dell'albero motore controrotante mutuata dal Desmo 16 stradale permette di ridurre sensibilmente l'effetto giroscopico che le ruote imprimono al veicolo, migliorando così maneggevolezza e agilità e riducendo il beccheggio in accelerazione e in frenata. Questa scelta tecnica migliora la sicurezza e il comfort di guida nell'utilizzo stradale quotidiano o in viaggio. cm3 di cilindrata, 170 cavalli a 10.500 giri minuto, una coppia di 12,7 kg, ovvero 125 Nm a 8.750 giri minuto. Il peso della Multi V4, 215 kg, con equipaggiamenti di sicurezza di tutto rispetto, Riding Mode, Power Mode, ABS Cornering, il Ducati Traction Control, il Ducati Wheelie Control, Daytime Running Light e Ducati Brake Light. Torno da Stefano, da Ducati Monza, per saperne ancora di più.
ero talmente agitato, avevo così voglia di provarla che non l'ho neanche lanciata sotto casa, sotto gola. Ma me ne sono accorto adesso. Ah. Vabbè, ero agitato e come si fa con una bella donna, quando c'è l'appuntamento, no? Controlli, ti cambi l'intimo, arrivi con la scella profumata, di solito. Di solito, la donna, si spera. L'uomo che puzza. Allora, caro Ste, guarda, le abbiamo messe di fianco perché a livello stilistico tutto quello che vuoi, però questa qui è un'altra roba. Completamente un'altra cosa. Altra roba. Sì, parlavamo proprio prima, avrebbero anche quasi potuto chiamarla in un modo diverso, no? Perché è completamente stato, sì, un'altra moto. Sia in termini tecnici ma proprio anche per concezione, no? Rispetto a ciò che ci ha abituato Multistrada col 1260, ma anche i precedenti, nel senso che già il 1260 era un'evoluzione, no? della prima Multistrada, il 1200 DVT, e ancora prima della 1200 che è uscita nel 2010, ma questa è un'altra moto completamente. È comoda, ha questo motore che qui mi è piaciuto più che sulle altre versioni che mi hai fatto provare in passato. Non riesco sinceramente a trovare, non che voglia trovare un difetto per forza, però mi è piaciuta veramente da pazzi. La strumentazione, anche i marchi ingegni elettronici sono stracomodi, no? Io di più volte, mentre con le altre ho sempre fatto un po' più di fatica, con queste qua sono talmente intuitivi, sì, sì. Il posizionamento è talmente logico che mi sono trovato veramente a mio agio, anche sì, per sì, cambiare le impostazioni. Ma sbaglio o quando tu hai la chiave per accendere? Sì, scusa, certo. Io ho schiacciato quando sono già. Sì, perché ero lontano, quindi non prendeva allora la chiave. Pasqua, se inquadri lo schermo TFT. Sì, TFT a colori, okay, chiaramente alta definizione. Quando vai a schiacciare questo tastino degli ammortizzatori, delle sospensioni, sì, auto-leveling va bene, ma a un certo punto io l'ho sentita quasi sedersi al semaforo perché ero su questo settaggio, okay, e sono andato solo invece su pilota, basta, okay, non sì, sono andato nel pilota solo. Sì. Lei si è abbassata? O? Allora, diciamo che all'interno di questo menu troviamo praticamente quattro impostazioni di carico della moto. Okay. Può essere che tu abbia un po' toccato e lei abbia, diciamo, sistemato un po' il discorso sospensioni, ma la grande novità in realtà è il discorso auto leveling, cioè questo sistema che fa tutto in automatico, quindi okay, va a fare un livellamento, esatto, okay, vedi che viene fuori auto, mm-hmm, sotto la mappatura inserita. Quindi in questo momento la moto, in base al carico che viene messo, in automatico sistema la sospensione, quindi okay, irrigidisce o ammorbidisce un attimino la sospensione. Senti, ho voluto provare, tu me l'hai messa in urban, mi sembra, con i touring, cos'è che inizialmente è? Touring, sì. Ho provato sport, ma non per andare forte, sai, poi su strada io già sì, non sono buono. Devo dire che quello che mi è piaciuto è che non diventa mai una belva forsennata, sì, cioè ha questa coppia maestosa che arriva, ti spinge, però non è mai fastidiosa. Certo. E questo secondo me è un punto fondamentale per chi la vuole usare veramente con un ampio, no? Sì, ampio margine. Questa è un po' utilizzo, la caratteristica che noi troviamo sul quattro cilindri, no? Rispetto al classico bicilindrico, che nonostante abbia il bicilindrico 10 cavalli meno di questa, perché qua sono 170 cavalli contro i 158-160 del bicilindrico, qui risulta la moto molto più morbida da utilizzare, no? Quindi sembra quasi che vada di meno, in realtà non è così, però la godibilità di questo motore è una caratteristica che hanno voluto dare ed è una cosa fondamentale di questa nuova moto. Anche il discorso di togliere il desmodromico e quindi di utilizzare le valvole a molla sicuramente è orientato, uno, per aumentare gli intervalli di manutenzione, quindi quello che è il controllo gioco valvole è 60.000 km e i tagliandi ogni 15.000 km ogni 2 anni, quindi non ogni anno, ma anche per dare un'erogazione molto più morbida in basso. Tra l'altro nelle prime due marce, non so se hai sentito, prima e seconda è ancora più morbido perché loro hanno fatto un lavoro diciamo togliendo un pochettino di coppia sulle prime due marce, appunto per ammorbidire quello che è l'erogazione e quindi renderla più fruibile, e poi chiaramente terza, quarta, quinta e sesta. Certo, viene però fuori è importante il motore. Provarla, perché quello che dice Stefano è vero ed è l'ho provato, l'ho sentito, però non immaginate una moto che dici no, ma è sgonfia sotto. No, 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 nel senso che è proprio una bella erogazione, è proprio sì, un sì, piacere, una goduria utilizzarla. Poi se la si chiama, ragazzi, spinge, chiaro ti dà un che calcio poi nella schiena, spinge fantastico, anche oltre 10.000 giri, quindi poi quando si va a chiamare un po' questo motorone viene fuori, insomma. Ok. Io scusami. Sì, perdonami, ci tenevo appunto a fartela provare perché come dicevamo prima, se ne è parlato tanto, è una moto che tanti hanno aspettato, abbiamo visto giornalisti che l'hanno provata, eccetera.
ma poi in realtà quando uno ci mette il sedere sopra, come dico sempre io, capisce qual è il prodotto che sta provando, perché sì, ok, radar anteriore e posteriore, tutta la tecnologia che c'è dietro, il navigatore integrato, il nuovo motore eccetera, ma poi ti rendi conto di che prodotto è nel momento in cui vieni, inserisci la prima, lasci la frizione, certo, e la provi. Senti, sta cambiando il cliente, cioè questo cliente sta diventando quello o è un altro cliente che vi sta arrivando? Allora, diciamo che potrebbe essere tutte e due le cose, perché abbiamo venduto tantissime multistrada V4 a questo cliente, quindi al cliente che arriva dal multistrada 1260 e che è arrivato precedentemente dal multistrada 1200. Sicuramente abbiamo notato che c'è un interesse maggiore di persone, clienti che arrivano da moto competitor, quindi BMW GS come KTM. Sicuramente questo cliente è più attratto in questo momento da questa moto perché ha delle caratteristiche che si avvicinano di più a quel prodotto che aveva già in mano prima, piuttosto che il 1260. Sicuramente il Ducatista puro sarà un pochettino più difficile da fargli digerire questa nuova moto, non tanto per un discorso estetico, perché poi come tutte le cose nuove ci si abitua e poi non possiamo dire che la moto è brutta, anzi, però proprio per un discorso di caratteristiche tecniche, perché comunque il Ducatista, come ben sai, è abituato ad avere un po' quel motore un po' rude, no, se vogliamo. Stesso quando ho provato il primo V4 mi ricordo e ti ho detto cavoli, è come se mi fosse mancato qualcosa, sì. Adesso se dovessi scelgo quello, sì, capito? Sì. Perché proprio entri in un'ottica diversa. Sì, perché poi alla fine uno deve un po' contestualizzare l'utilizzo di questa moto. Io fa un uso turistico, quindi carico la compagna, la moglie che sia, voglio farmi un giro, certo, turistico sulle Dolomiti, faccio un esempio, io voglio avere un motore che sia molto morbido, che non mi infastidisca ogni volta che io vado a fare ad esempio un tornante, quindi per quel tipo di utilizzo questa moto è sicuramente un passo in avanti rispetto, okay, alla precedente. Il Musa è uno dei punti che è cambiato tanto pur mantenendo, sì, quello stile inconfondibile Ducati. Questa è la zona che va però ad aiutarvi tanto, sì, quando siete alla guida. Spieghiamo questo marchingegno. Esatto, è il sensore, praticamente è il radar anteriore, quindi serve per avere un cruise control adattivo. Quindi questo cruise control sostanzialmente permette di poter fare una decelerazione, un'accelerazione in automatico della moto, chiaramente seguendo il veicolo di fronte. Quindi ovviamente non è una frenata intesa come quella delle autovetture, perché chiaramente non può essere così importante. Però è una questione di un comfort sicuramente maggiore in un viaggio autostradale, ad esempio, perché in quel caso uno non deve andare a ogni volta a disinserire il cruise control o frenare eccetera, perché lei fa tutto in automatico. Chiaramente poi uno può andare a settare la distanza dal veicolo davanti, certo, tramite il tasto sul manubrio, ed è sicuramente una cosa importante, una nuova tecnologia che è arrivata su questa moto, che rende il grande viaggio, quindi le grandi percorrenze, ancora più confortevoli. E okay, a quello è associato anche il radar posteriore, e questo radar posteriore che è sotto il faro, posizionato sotto il faro, questo permette di avere quello che loro chiamano blind spot detection, che non è nient'altro che il sensore dell'angolo cieco, quindi si accende qua, si accende sul specchietto, esatto, quando Pasquale mi stava di fianco per fare le immagini avevo continuamente la segnalazione, esatto, arancione. E quello praticamente permette di avere un segnale in caso di un veicolo in superamento a sinistra o a destra, chiaramente a una velocità maggiore rispetto a quella che si sta andando, si accende questo, tra l'altro, questo Stefano, sistema è un punto molto visibile, sì, fai veramente poca fatica a notarlo, sì, per sì, cui sì, è chiaramente bello, fatto apposta. E serve appunto per questo motivo, chiaramente deve essere visibile, se no non avrebbe senso, insomma. Ok, l'unica cosa ma qui è colpa nostra, non è colpa di quelli di Ducati, è questa roba qui, perché ormai noi senza il cellulare non andiamo da nessuna parte, purtroppo, e loro ci mettono in condizione di poterlo riporre e caricarlo. Sì. Ma se noi vivessimo un po' meno per sti cefali di telefonine, ci godessimo le cose, qua sarebbe stato forse un po' più pulita, però l'unica cosa. Sì, in realtà poi anche questo ha un senso, non è soltanto riporre il telefono, ma
avendo diciamo un'applicazione, quindi il Ducati Connect con SIGIC, che permette di poter appunto avere un navigatore cartografico integrato allo schermo, quello va insieme appunto a un'applicazione sul telefono, quindi una volta aperto a questa applicazione il telefono deve essere in funzione e quindi qua c'è la possibilità di poterlo riporre e di caricare. Va bene, Stefano, allora io quello che posso dire, ragazzi, fate un salto a provarla, perché è una moto meravigliosa della quale vi innamorerete, poi Stefano o Daniele vi daranno tutte le indicazioni necessarie. Certo, per... sì, la moto è praticamente da oggi, sei stato il primo. Ah, cavoli, c'è possibilità ovviamente di provarla e noi invitiamo tutti a venire a provarla, perché appunto per tutto il discorso che abbiamo fatto prima, perché è un prodotto totalmente nuovo e è un prodotto che va provato, quindi l'invito è quello, potete contattarci tranquillamente e fissiamo un appuntamento per fare una prova. Perfetto, e scoprire tutte le formule, i finanziamenti, tutto quello legato al mondo Ducati Monza. Grazie mille Stefano, grazie a te, per l'opportunità, a presto, alla prossima, ciao.